Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato la legge che snellirà la procedura per fornire le armi e l'equipaggiamento di cui l'Ucraina ha bisogno nella guerra contro la Russia. Questo atto rappresenta uno strumento importante per sostenere il governo ucraino e la sua gente nella battaglia per difendere il loro paese e la loro democrazia contro la feroce guerra di Putin, ha detto il capo della Casa Bianca. Il provvedimento, che ricorda la legge Affitti e Prestiti vigente negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale per supportare lo sforzo degli alleati e della Russia contro la Germania nazista, renderà più agevole prestare o dare in affitto a Kiev armi come missili Javelin. All'atto della richiesta di materiale bellico, l'Ucraina dovrà garantire a Washington la sostituzione o il rimborso nel tempo di quanto ricevuto. Questa nuova mossa della politica estera americana nel corso della guerra in Ucraina avviene a distanza di una settimana dal varo di un nuovo pacchetto di forniture militari diretto a Kiev dal valore di 150 milioni di dollari, il nono in 76 giorni di conflitto che porta lo sforzo finanziario americano per fini bellici a 3,8 miliardi di dollari.